Benvenuti alla TG10, c'è in apertura del telegiornale oggi la protesta dei genitori degli alunni che frequentano la scuola Giovanni XXIII di Settefarine a Gela. Non sono d'accordo sul dimensionamento scolastico e oggi sit-in al Palazzo di Città. Protestano i genitori degli alunni che frequentano la scuola Giovanni XXIII di Gela. Dicono no al trasferimento dei propri figli in altre sedi in merito al dimensionamento della rete scolastica. Questa mattina un gruppo di mamme si è recato in municipio al fine di chiedere spiegazioni al sindaco. Il nuovo sindaco vuole dare la nostra scuola Giovanni XXIII alla Don Milani. Questo per noi comporta un disagio enorme perché cambieranno i nostri professori. E tutte le attività che noi svolgevamo, i nostri figli svolgevano tranquillamente ogni giorno, saranno tolte perché noi usufruivamo anche della centrale quando era il caso. Avevamo i laboratori, avevamo il laboratorio di musica, di teatro e tutto il resto. Passando Don Milani tutto questo noi non lo avremo, i nostri professori saranno cambiati, per cui i nostri figli risentiranno tantissimo di questo cambiamento. E per cui molte mamme siamo decise a portare i nostri figli alle centrale Quasimodo, pur di avere i nostri servizi e i nostri professori soprattutto. La Giovanni XXIII, che fa parte della Quasimodo, verrà assorbita dalla Don Milani e noi non siamo d'accordo. Giustamente noi cambieremo tutte le nostre insegnanti e ci ritroveremo con tutte le insegnanti nuove dopo che i nostri bambini comunque sono abituati ai loro professori e alle loro maestre. Fino adesso appunto con i nostri docenti e con il nostro preside ci siamo trovati benissimo. E non vogliamo assolutamente cambiare con un altro preside e altri docenti, anche perché i nostri figli ormai sono abituati a stare con i nostri professori. La versione del primo cittadino, Domenico Messinese. La razionalizzazione si vede se è necessaria per evitare tutti quei frazionamenti che esistono e per evitare che i ragazzi fin da piccoli cominciano a fare gli emigranti della scuola, perché questo frazionamento negli anni ha portato ad avere delle scuole che hanno dei plessi in parti opposte della città o addirittura nella stessa scuola si trovano due o tre dirigenti e questo sicuramente alla fine danneggia chi è che lo usufruisce, ovvero sia i nostri figli. E la razionalizzazione del piano scolastico serve proprio a tutelare i bambini. Il Comune ha un obbligo, dietro una comunicazione da parte del provveditorato, di dare il piano scolastico. E si ferma però solo esclusivamente in ambito logistico. Per quanto riguarda professori, dirigenti, programmi di studio, dipendono dal provveditorato. Dunque cosa accadrà nel prossimo anno scolastico? No, praticamente non cambia nulla, tutti i bambini resteranno esattamente nello stesso posto, l'unica cosa che cambierà sarà il dirigente di riferimento, che avrà un dirigente più territoriale. Ora come ora, facendo riferimento al discorso della Giovanni XXIII, che si trova a Settefarine, quando devono fare un'attività congiunta con gli altri ragazzi se ne devono andare fino a Scavone per poter fare questa attività e capisce che a livello logistico è un problema. Cambiamo argomento, un gelese di 68 anni è morto a seguito di un incidente stradale autonomo che si è verificato ieri mattina sull'autostrada A1 all'altezza di Orvieto. La vittima si chiamava Giuseppe Duchetta, era partito da Milano assieme alla moglie per trascorrere le vacanze a Gela. La loro auto, una Golf Volkswagen, per cause da accertare, è finita in una scarpata. Sono stati gli agenti della polizia stradale intervenuti dopo la segnalazione di detriti lungo l'asse viario ad accorgersi dell'auto nella scarpata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio 118 ed i vigili del fuoco. La moglie della vittima, una 64enne, è ricoverata in prognosi riservata. Le forze dell'ordine hanno rinvenuto il mezzo utilizzato dai ladri che sabato scorso hanno preso di mira la concessionaria Luca Auto. Si tratta di un pick-up dato alle fiamme e abbandonato a pochi metri dall'autosalone di Rocco e Salvatore Luca sulla statale per Catania. Dal mezzo non sarà possibile però ricavare ulteriori informazioni, anche se i malviventi avrebbero potuto lasciare delle tracce sul terreno indispensabili agli inquirenti per risalire agli identikit. I ladri avevano lasciato le loro impronte sul cofano posteriore di una BMW Z4 della quale poi si erano impossessati dei pneumatici. I ladri, lo ricordiamo, avevano rubato una Mercedes E220 di ultima generazione ed un Audi A3 Sportback e due targhe. Le indagini intanto proseguono.
Con una ordinanza il sindaco di Gela ha intimato alla Tegra di provvedere immediatamente al ripristino di 1000 cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti. Il primo cittadino richiama l'attenzione all'articolo 41 del Centro Servizi Ambiente del Servizio di Raccolta Rifiuti, che chiarisce come il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati dovrà avvenire attraverso lo svuotamento dei cassonetti stradali esistenti ed in ogni caso dovrà comprendere la raccolta rifiuti che anche in forma di abbandono sistematico dovessero essere riscontrati lungo le vie, marciapiedi ed aree pubbliche. A Gela la raccolta differenziata non si fa. La raccolta differenziata non si fa, lo fanno una minima parte di cittadini che hanno una coscienza e la volontà di farla, ma molti continuano a evitare di fare la raccolta differenziata e abbandonano in modo indiscriminato i rifiuti per strada, andando a creare rifiuto indifferenziato. Quindi, siccome la gestione dei rifiuti non è una cosa banale e siccome io devo garantire la salute dei cittadini gelesi, è stato detto alla Tegra, dato che la sua proposta di miglioramento non ha portato ai frutti che lei ha decantato, intanto di mettere i 1000 cassonetti della raccolta dell'indifferenziato, in modo tale che questa amministrazione ha il tempo necessario di pianificare un piano reale che possa dare i frutti sperati. E quando saranno posizionati questi benedetti cassonetti? Noi abbiamo fatto un'ordinanza e l'ordinanza ci aspettiamo che venga rispettata immediatamente. Stamattina non c'è stato ancora nulla, domani abbiamo un incontro comunque per Tegra. L'ordinanza per me è valida, la proposta di miglioramento sicuramente è stata iniqua, quindi il capitolato per me è riferimento primario, anche se fanno delle osservazioni a livello economico, a noi quello che interessa è garantire il servizio migliore ai costi più bassi. Fortunatamente negli ultimi giorni i comuni di spazzatura che vergognosamente erano stati collocati in alcune zone della città sono stati rimossi, ma è soltanto un fatto temporaneo? I comuni sono stati rimossi perché c'è stata un'ulteriore ordinanza. Abbiamo fatto ben 3 ordinanze diciamo in tempi abbastanza brevi e non è possibile andare avanti in ordinanza perché l'ordinanza viene messa per un discorso emergenziale, quasi diventando un sistema cronico. Non accettiamo che possano esserci delle ditte esterne a dettare quali devono essere le metodologie usate da questa amministrazione. Ci chiediamo se il capitolato dalla vecchia alla nuova amministrazione comunale non è cambiato, perché si registra la presenza di cumuli di spazzatura in ogni dove? L'unica cosa che ho sottolineato è che i servizi aggiuntivi li voglio motivati. Cioè, se voi mi dicono c'è la necessità di fare questo intervento per questo motivo e mi viene relazionato, io autorizzo la spesa. Se invece qualcuno deve fare un intervento e poi mi presenta la fattura, mi devi dare 40.000 euro, 80.000 euro, io questo non lo posso accettare, perché io gestisco i soldi dei cittadini, non gestisco i soldi di un'entità non ben definita. E adesso occupiamoci di pagina sindacale ed in particolar modo dell'area di crisi complessa di Gela. Giovedì prossimo incontro in prefettura, intanto la Filt CGL annuncia lo sciopero degli autotrasportatori. Sarà affrontata giovedì prossimo alle 12 in prefettura Caltanissetta l'attuazione del decreto ministeriale dello sviluppo economico del 20 maggio scorso in merito al riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa per il territorio di Gela e le aree di localizzazione delle aziende dell'indotto. Il prefetto Puginotta ha accolto il grido d'allarme lanciato dai sindacati confederali e dal sindaco. L'obiettivo è quello di assicurare il concreto avvio delle misure conseguenti proprio al riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa per il territorio gelese. Intanto soffre il comparto degli autotrasportatori. Siccome ormai sono tutti in fase di licenziamento, perché non avendo lavoro e non potendo camminare, non potendo fare altro, è chiaro ed evidente che gli autotrasportatori, anche consorzi, licenziano perché hanno tutti i camion fermi con un danno immenso. Il sindacato chiede di intervenire subito, la situazione si è fatta preoccupante. Noi tra mercoledì e giovedì facciamo un sit-in davanti all'ENI, molto composito, molto con il sindacato, perché queste Galesi e Coset sono iscritti al sindacato e quindi è giusto che ci sia il sindacato, ma sarà un sit-in per dire alla controparte: guarda, siamo tutti qua
i camion ce l'abbiamo tutti fermi, tutti sanno quanto costa un camion fermo, costa più di quanto lavora, quindi non è che più, la cosa ormai non regge più, non può essere più tollerata. Il lavoro dei trasporti, o c'è la materia prima oppure non si può lavorare, non è a lavoro così come si fa dentro l'ENI. E siccome la materia prima in questo momento mi pare che non ci sia proprio, e non so cosa succederà nel futuro, abbiamo messo le mani avanti per dire ci siamo disoccupati, ma siamo qua. Riapriamo la pagina della cronaca nera. È stata avvolta dalle fiamme poco prima delle 2 della scorsa notte. Il rogo questa volta ha colpito una Peugeot parcheggiata in via Amburgo a Caposoprano a Gela. La vettura appartiene ad una 60enne. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati anche i carabinieri. Al momento però non si esclude neanche l'ipotesi del cortocircuito. I vigili del fuoco non avrebbero infatti individuato eventuali inneschi nei pressi della vettura. Da alcuni giorni è entrato a far parte della Confesercenti dopo aver guidato la Confcommercio. Lui è Rocco Pardo e sul tavolo dei problemi da affrontare c'è quello legato al mercato settimanale. Anche domani, così come deciso dal sindaco, non sarà montata alcuna bancarella. È il quarto martedì di seguito dopo la decisione assunta dalla nuova giunta di non confermare la scelta operata dalla vecchia amministrazione, e cioè quella di fare svolgere il mercato a Sette Farine. Ho già avuto un incontro con l'assessore Damante e mi ha garantito che ci sarà un incontro a breve per cercare di affrontare la problematica mercato settimanale e dare la possibilità agli operatori che sono in regola con i pagamenti di farli lavorare il più presto possibile. Ma la Confesercenti è d'accordo sul sito scelto, che è quello di via Madonna del Rosario? No, questo abbiamo già detto noi sia come Confcommercio che Confesercenti, ci sono dei pareri anche precedenti degli anni passati, dei verbali, che l'aria non è idonea per svolgere un mercato settimanale, e non penso che ci siano i pareri da parte delle istituzioni per fare un mercatino lì. E dove potrebbero essere collocate secondo voi le bancarelle? Ma noi abbiamo un'idea, ma preferisco parlare assieme all'amministrazione, perché sono delle aree che potrebbero ospitare immediatamente il mercato settimanale con logicamente i pareri sanitari e i pareri di pubblica sicurezza. Dunque avete un dialogo aperto con l'amministrazione comunale? Ma oggi le sto dicendo che oggi abbiamo avuto questo approccio con l'assessore Damante, quindi ci siamo dati appuntamento per o domani sera o dopodomani massimo per vedere di trovare la giusta quadra e far ripartire il mercato, che è un mercato che tutti i cittadini di Gela vogliono, anche se non lo vogliono sotto casa. Bisogna far ripartire il mercato settimanale, però punto di domanda, non sappiamo dove. Noi abbiamo le idee chiare di dove farlo, perché ci lavoriamo da diversi anni e quindi sappiamo dove 250 bancarelle circa potrebbero essere collocati. E siamo giunti alla conclusione della prima parte del nostro telegiornale. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 21 con 10 domande 10. Il nostro ospite è l'assessore comunale alla pianificazione e alla valorizzazione del territorio, Francesco Salinitro. Le repliche, lo ricordiamo, sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Rieccoci, seconda parte del telegiornale. L'amministrazione comunale di Gela intende procedere ad una ricognizione delle associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite che svolgano attività sportiva sia a livello agonistico che amatoriale nel territorio gelese. La ricognizione, dice l'assessore Pietro Lorefice, ha lo scopo di avere l'esatta conoscenza della realtà sportiva del territorio per definire una strategia di sostegno all'attività sportivo-ricreativa e di pianificazione degli interventi nel settore. Possono presentare istanze le associazioni affiliate al CONI che non perseguono scopi di lucro e che operino nel territorio comunale. Lo scopo è quello di formare l'anagrafe delle associazioni sportive e delle società presenti nel territorio per poter utilizzare gli impianti sportivi comunali, beneficiare inoltre dei contributi economici comunali ed accedere al patrocinio comunale per manifestazioni promosse dalle associazioni. Le domande vanno presentate entro il 7 agosto prossimo. Per informazioni ci si può rivolgere all'ufficio sport di Viale Mediterraneo al Civico 41. Responsabile del procedimento è Maria Concetta Buttiglieri.
Corsi di primo soccorso obbligatori nelle scuole e nei luoghi di lavoro e sia la riapertura delle case chiuse con il divieto di esercitare la prostituzione in strada. Un business che in Italia è stimato in 3 miliardi e mezzo di euro e che coinvolge 70.000 prostitute e 9 milioni di clienti. Questi gli obiettivi delle due proposte di legge di iniziativa popolare, Batti un colpo, salva una vita e Via dalla strada, promosse da Altra Destra, il partito di Sveva Belviso, nato in città a fine aprile. 365 sinora le firme raccolte a favore delle due petizioni, grazie all'impegno dei componenti del nucleo giovanile del partito che si sono ritrovati sabato mattino al mercatino settimanale di Pian del Lago per far conoscere e promuovere l'iniziativa. La proposta di legge innanzitutto parla proprio della sanità all'interno dei posti di lavoro, della sicurezza. È una proposta di legge prevede proprio che all'interno delle strutture finalmente si cominci a parlare della vera sanità. E parlare di vera sanità significa proprio dotare tutte le strutture di defibrillatori automatici, rendere obbligatoria la presenza del DAE, che sarebbe proprio questo defibrillatore che salva la vita a una persona. E quindi mette anche i lavoratori in condizioni di sicurezza. Poi chiaramente anche l'estensione dei corsi di formazione, sono tantissime iniziative proprio per migliorare anche le condizioni di sicurezza. E chiaramente l'estensione dei corsi di formazione da 12 a 16 è un'altra proposta che viene integrata all'interno del disegno di legge e chiaramente aiuta anche all'interno delle fabbriche a raggiungere un nuovo elevato grado di sicurezza. Quindi questo è quanto. Poi c'è la seconda proposta di legge che invece tratta proprio della riapertura delle case di tolleranza, chiaramente rivisitata, perché in questo caso noi garantiamo sicurezza a queste ragazze che giustamente sono vittime di una tratta, che vivono sempre in condizioni disumane perché sono sfruttate dalle mani della mafia locale. Noi dobbiamo combattere questo sistema che non va più, dobbiamo combattere la mafia che si impossessa della prostituzione e ne fa una fonte di arricchimento personale. Quindi noi siamo qui pronti a combattere e dobbiamo alzare sempre in alto il vestito della legalità. Con la riapertura delle case chiuse noi garantiamo il controllo delle forze dell'ordine che arrivino proprio a controllare questi luoghi e a garantire una determinata sicurezza e poi soprattutto anche dei controlli sanitari, aprire una partita IVA, quindi tassare il fenomeno e poi soprattutto anche controllarlo e cercare di ridimensionarlo qualora sia possibile farlo. Quando noi raggiungeremo chiaramente le 50.000 firme, noi presenteremo queste proposte di legge e qualora venga raggiunta la cifra saranno inviate a Roma, dove poi si procederà poi per le votazioni per vedere se poi i disegni di legge passano. Sarà presentato sabato 1 agosto alle 20 in un noto locale del lungomare Federico II di Svevia a Gela il nuovo libro di Riccardo Arena, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, dal titolo Anche oggi non mi ha sparato nessuno. L'evento è organizzato da Felicia Randazzo. Saranno presenti il magistrato Lidio Conti ed il sociologo Francesco Pira. Gli anziani e i soggetti portatori di handicap residenti nel comune di Gela interessati al trasporto gratuito possono presentare istanza per il rinnovo o rilascio della tessera di circolazione AST per l'anno 2016, entro e non oltre il 14 agosto prossimo. Le istanze, corredate dalla documentazione, devono essere presentate presso il protocollo generale del comune su apposito modello disponibile presso gli uffici del segretariato sociale in Viale Mediterraneo numero 27 sul sito istituzionale del comune di Gela all'indirizzo www.comune.gela.cl.it, sezione avvisi pubblici e modulistica settore servizi sociali. L'assessore comunale all'istruzione Pietro Lorefice comunica ai cittadini interessati al servizio di trasporto scolastico riservato agli alunni disabili che frequentano la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che il modulo di iscrizione è disponibile presso il settore istruzione e ambiente in Viale Mediterraneo al numero 41 al primo piano. Le istanze dovranno essere presentate entro il 14 agosto prossimo. Continua la rassegna Teatro e Cinema sotto le stelle, promossa dalla compagnia teatrale Antidoto di Gela. Venerdì 31 luglio alle 21.30 la compagnia cast di Rosolini porterà in scena la commedia Di chi è? Di Massimo Pantano. Domenica 2 agosto, sempre alle 21.30, sarà proiettato il film La vita è bella di Roberto Benigni. Intanto domani sera, sempre alle 21, sarà replicato lo spettacolo Ombresti Matto Mugheri. Il biglietto costerà 5 euro a coppia.
Proseguono gli appuntamenti musicali nell'ex monastero delle Benedettine a Gela. Domenica 2 agosto alle 21.15 è previsto il concerto lirico di Irene Capodici, mezzosoprano, e di Angelo Zarbo al pianoforte. L'iniziativa è dell'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra, con il patrocinio della Regione e del Comune. Il direttore artistico è il maestro Crocifisso Ragona. Finale Grest 2015, venerdì 31 luglio prossimo alle 19 in piazza San Francesco a Gela. Alle 19 il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, celebrerà l'Eucarestia e benedirà la croce della missione giovanile. Alle 20.30 spettacolo finale. La bellezza salverà il mondo, questo è il titolo della mostra del noto pittore gelese Antonio Inzulla. Fino al 29 luglio prossimo è possibile visitarla presso un noto stabilimento balneare di Gela. Il pittore ha scelto solo soggetti con immagini di donne per meglio rappresentare la bellezza non solo esteriore. E siamo giunti in conclusione del telegiornale e vi ricordiamo ancora una volta che la nostra emittente, Canale 10, è visibile anche sul numero LCN 815. Oltre al 612. Dunque vi consigliamo di risintonizzare il vostro televisore. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie e arrivederci.